Buonasera a tutti i partecipanti, a tutte le partecipanti. Sono molto lieta di essere qui ad aprire questo pomeriggio del live dedicato alle donne attive nel passato, nel presente e naturalmente speriamo anche nel futuro nel mondo del libro. Parleremo di una parte di queste donne che si sono dedicate al mondo del libro, quelle che sono state impegnate nel mondo della tipografia, nelle botteghe, dei tipografi, nelle librerie. In questo modo iniziamo con alcune donne studiose e bibliotecarie ad affrontare un tema che è forse un po' marginale, ma che oggi naturalmente non può che diventare preminente in questa giornata dell'8 marzo e che comunque negli ultimi anni ha dato vita a una serie di incontri interessanti e ad alcuni libri di cui parleremo anche questa sera. Prima di parlare del tema della nostra giornata, mi piace ringraziare chi ha dato questa iniziativa, in particolare Valentina Sonzini, che ha invitato me e Maria Pia Cacace del Live Campania, mettendo ancora una volta insieme le tre sezioni del Live, Liguria, Campania e Sicilia, che hanno fatto e stanno facendo belle cose. Ci piace molto lavorare insieme, siamo molto contente e sono certa che continueremo questa proficua collaborazione anche nei mesi, negli anni che avremo incontro. Naturalmente vorrei ringraziare anche Agnese Cargini e Vanni Bertini dell'AIB che ci stanno sostenendo dietro le quinte, hanno permesso questo collegamento e ci stanno aiutando e ci aiuteranno durante tutta la fase per gli aspetti tecnici della diretta. E naturalmente ringrazio anche tutti quelli che stanno partecipando, quindi prima di tutto le nostre ospiti Valentina Sestini e Roberta Cesana e tutti quelli che si sono collegati attraverso la pagina Facebook dell'Associazione Italiana Biblioteca e il canale YouTube. Vi ricordo che i collegamenti rimarranno registrati, quindi potrete riascoltare anche più avanti questo nostro pomeriggio, che sono disponibili le chat dei commenti. Quindi se avete domande da fare, qualcosa da chiedere durante questo pomeriggio, sarà mia premura poi rivolgere le vostre domande alle colleghe che parleranno. Dunque, vi dicevo, per introdurre un po' il tema del pomeriggio, che negli ultimi anni sono stati registrati in effetti una serie di incontri dedicati all'universo femminile, alle donne che si sono mosse intorno alle tipografie nel contesto italiano. Mi piace ricordare in particolare, il seminario di Apice, il Centro Archivi della Parola, dell'Immagine e della Comunicazione Editoriale, seminario intitolato Donne di carattere per una storia dell'editoria al femminile, che si è tenuto nel 2018, quindi non molto tempo fa, a Milano, all'Università, promosso da Roberta Cesana, che è qui con noi questo pomeriggio, e che ha visto numerose relatrici, tra cui Tiziana Plebani, Valentina Sonzini, Alberica Bazzoni ed altre. Il seminario prendeva spunto da alcuni articoli che erano apparsi su due volumi di bibliologia che erano dedicati appunto alle donne nell'editoria. Proviamo a ripartire da questi punti, proviamo ancora una volta a fare il punto dello stato delle ricerche a quasi 3 anni da quell'incontro. Nel contesto italiano mi piace ricordare il volume di Tiziana Plebani, per esempio, apparso nel 2003, che si intitolava Il genere dei libri. Nello stesso anno è apparso poi un catalogo di una mostra organizzata dalla Biblioteca Universitaria di Bologna, il catalogo che si intitolava Donne tipografe tra XV e XIX secolo. Poi naturalmente i due volumi di bibliologia. Monica Galletti ha lavorato ai preliminari allo studio della presenza femminile nella protoindustria tipografica ed editoriale italiana. Valentina Sonzini e Francesca Nepori ultimamente hanno scritto due contributi nel libro che ho curato, Tipografi, librai ed editori minori per la storia del libro, che è apparso di recente. E naturalmente ometto qui il libro di Valentina Sestini perché è uno di quelli di cui parleremo anche questa sera, dedicato alle donne tipografe a Messina, in un arco di tempo abbastanza ampio. Quello che viene fuori cos'è quindi? Un quadro abbastanza interessante nel quale cominciano ad emergere i ruoli che le donne hanno avuto nell'ambito delle tipografie, no? E cominciano a mettersi a fuoco alcune di queste figure interessanti che quindi smettono di essere semplicemente mogli e figlie di tipografi, ma per alcune di loro si cominciano anche a mettere in evidenza i ruoli che hanno avuto all'interno delle tipografie. Molto spesso le donne di queste donne tipografe è noto il ruolo in quanto
diciamo, anello fondamentale di una catena per il passaggio della tipografia da un uomo all'altro, dal padre al marito, per esempio, ma molto poco si conosce della loro attività tecnica, della loro attività concreta all'interno delle officine tipografiche. Come è stato messo in evidenza in numerosi studi e anche all'interno degli incontri del seminario Apice, quello che sembra abbastanza evidente oggi è che è necessario fare riferimento a fonti diverse dalle fonti che tradizionalmente vengono utilizzate per studiare la presenza delle donne nella tipografia. Non bastano le fonti archivistiche normalmente utilizzate, ma probabilmente dobbiamo andare alla ricerca di altre fonti come i diari, le memorie, le lettere, quindi gli epistolari, tutta una serie di, penso anche per l'età più vicina a noi, moderna e contemporanea, alla documentazione fotografica, tutta una serie di altre documentazioni che dovremmo cominciare a cercare, a reperire, a far emergere dai contenitori, dai depositi nelle quali si trovano, spesso privati probabilmente, per raccoglierla appunto e utilizzarla per poter dare luce migliore alle figure di queste donne. La nostra domanda principale, alla quale in qualche modo proveremo a rispondere stasera attraverso diversi interventi, è se le donne, queste donne che lavoravano in tipografia, cosa facevano concretamente? Qual era il loro ruolo? Erano correttrici di bozze? Erano compositrici? Avevano un ruolo nella collaborazione, nella discussione delle attività da fare, dei lavori da mettere in campo? Gestivano la bottega da un punto di vista amministrativo oppure rilegavano i libri, per esempio, no? Tutta una serie di domande alla quale non sempre abbiamo delle risposte, che in qualche modo possiamo provare a ricostruire, ma insomma, tantissimo lavoro ancora sicuramente c'è da fare. Quindi, questo solamente per provare a creare una cornice per questo pomeriggio. Naturalmente le colleghe che parleranno adesso ci racconteranno, ci aiuteranno a arricchire il quadro che abbiamo con dei tasselli che potranno sicuramente essere importanti. Quindi questo di oggi è un piccolo passo, un inizio, un piccolo passo di conoscenza che ci vogliamo concedere per poter approfondire, per costruire insieme una ricerca e per tornare, magari speriamo tra non troppo tempo, a raccontarvi qualcosa di più su questo mondo delle donne attive in tipografia dal XV al XX secolo. Lascerei adesso la parola a Valentina Sonzini, presidente di AIB Liguria, ricercatrice, che ci parlerà delle ricerche appunto che ha condotto per mettere in luce la presenza femminile nel comparto tipografico, ma che in particolare ci illustrerà il progetto Wikidonne, che è un progetto appunto Wikidonne o Donne in tipografia dedicato proprio all'universo femminile. Il progetto vede già alcune schede pubblicate relative ad alcune figure appunto di donne attive in tipografia in questo ampio arco di tempo che appunto è quello che va dal 1400 al 1800 circa. Valentina, a te la parola, grazie. Grazie a te Simone e buonasera a tutti. Grazie davvero per questa serata, ovviamente sono felicissima di essere qui, di poter presentare il progetto che adesso vado a condividere, relativo appunto al repertorio delle tipografe. Io me ne sto occupando da alcuni anni, non è una, diciamo, una novità in assoluto, ma bensì la possibilità che abbiamo ormai da qualche anno. Adesso provo, dovreste vedere la pagina del progetto, spero di sì, adesso. Simona, dammi conferma per favore, se è effettivamente così. Non lo state vedendo? Sì, ok. Perfetto, Benissimo, lo grazie vedi. mille Giovanni. Dunque, dicevo, un progetto in sé per sé non nuovissimo, lo presentai già un paio di anni fa in un'occasione organizzata da Roberta Cesana a Milano, ma su questo di fatto stiamo continuando a lavorare e continua a rimanere un po' un inedito perché questa è forse la prima occasione ufficiale in diciamo, in un contesto mainstreaming nel quale riesco a presentare appunto questo progetto che si colloca all'interno di una
dimensione di Wikipedia, e poi vi spiegherò perché, e che è stato sostenuto sostanzialmente dal gruppo Wiki Women di Wikipedia. E a questo proposito ringrazio Camelia Boban, che mi ha sostenuta dal punto di vista tecnico, diciamo nel back-end, per consentire la redazione di queste schede che vi vado a presentare. Digitando banalmente su Google repertorio delle tipografie in Italia dal 500 al 700, si arriva a questa schermata nella quale sostanzialmente si vanno a presentare gli obiettivi del progetto, le referenti, i referenti, e abbiamo poi deciso, perché questo si colloca all'interno di una progettualità più ampia dell'Università di Genova, di andare ovviamente a indicare tutti gli studenti dell'università che partecipano attivamente alla redazione di pagine Wikipedia. Quindi ognuno di loro è elencato in questo spazio che vedete, e dopodiché vi faccio centrare l'attenzione sulla bibliografia e la sottografia di riferimento, che è un po', chiamiamolo, il fiore all'occhiello di questo progetto, perché qui vado a raccogliere, e grazie all'aiuto poi dei suggerimenti che vengono anche da colleghi, ma anche dagli studenti, andiamo a raccogliere tutte le pubblicazioni, sia monografiche che di spogli, che trattano di donne tipografe. Ovviamente vedete le ultime, alcune sono delle monografie o comunque dei saggi che sono strettamente incentrati sulla figura di donne specifiche. In altri casi si tratta invece di trattazioni più ampie, come questo mio testo su Vittorio Baldini, nelle quali però si parla delle eredi, e quindi c'è tutto un capitolo dedicato alla vedova e alla nipote che ereditò la tipografia. Qui potete vedere una bibliografia in ordine cronologico, quindi dalla pubblicazione più recente, quella di cui parlava Simone Insera in apertura, dedicata a Niccolò Valauri e alle sue eredi, anche in questo caso una vedova e una figlia, diventata poi moglie del nonno del più noto Giovanni Battista Bodoni, e la bibliografia continua, e di fatto le prime testimonianze, i primi saggi che parlano di donne tipografe sono dell'inizio del Novecento. Ovviamente questa non è una bibliografia esaustiva, nel senso che è un work in progress, anche questa è continuamente implementata, e quindi la volontà è di creare davvero uno spazio nella quale domani, magari attraverso un piccolo progettino legato a Wikisite, si possa anche andare a fare delle citazioni bibliografiche all'interno di altri progetti condotti da Wikimedia Italia, e quindi dare maggiore enfasi e ancora maggiore ridondanza a questi dati bibliografici che parlano di donne. Sostanzialmente, come ci muoviamo all'interno di questo repertorio? Abbiamo una sezione dedicata alle voci pubblicate. In questa voi trovate le voci in lavorazione, ve ne sono alcune sulle quali c'è stiamo assistendo un po' a una fase di stasi, perché chi se ne doveva occupare si è un po' eclissato, ma i più recenti studenti insomma stanno lavorando su queste voci che sono qui indicate, mentre nella parte bassa della videata trovate una griglia nella quale c'è indicato il nome della tipografa e le date di attività. Ovviamente sono attive le tipografe sulle quali abbiamo già lavorato, specificatamente quelle censite da Valentina Sestini per Messina, ma anche tutta una serie di altre, non sono moltissime, ma come potete immaginare non è un lavoro neanche semplicissimo, perché le informazioni relative a queste tipografe sono veramente molto poche, e spesso si deve lavorare, non dico di fantasia, ma andando a mettere insieme una serie di dati che più che altro vengono ricavate dalle informazioni sul padre o sul marito, dei quali abbiamo delle schede invece più complete, sia su Edit 16 che poi magari in specifiche pubblicazioni monografiche. Ovviamente all'interno la scheda è una scheda di Wikipedia, sostanzialmente, con un'intestazione, una biografia, le marche tipografiche utilizzate quando utilizzate, caricate ovviamente in Wikicommons, la bibliografia di riferimento, note e voci correlate. Questa, come potete notare, non è una scheda particolarmente ricca, ma ahimè purtroppo questa è la sorte di molte delle tipografi che noi abbiamo censito e per le quali davvero ci sono pochissime informazioni, quindi noi diamo sostanzialmente alcune note, alcune indicazioni che comunque dovrebbero servire da canovaccio ovviamente per future ricerche. Ovviamente, come ben sapete, Wikipedia è una fonte secondaria, non primaria, quindi tutte le informazioni che vengono riportate sono estratte da altri materiali, quindi già pubblicati, qui non c'è nulla di inedito, è un po' anche la forza, se vogliamo, di Wikipedia.
Però d'altro canto, insomma, da qui davvero si può partire per ulteriori esplorazioni. Vi faccio fra l'altro notare che in questa scheda invece dedicata a Vittoria Baldini, la nipote dello stampatore Vittorio Baldini, attivo a Ferrara alla fine del Cinquecento, noi abbiamo anche la presentazione delle edizioni divise per anno con ovviamente il nostro identificativo SBN o in alcuni casi identificativo Edit 16. Non è stato fatto un lavoro sulle tipografe del 400, quindi quelle, come dire, sono state attive all'interno di tipografie che hanno più che altro prodotti incunaboli, perché si è preferito concentrare l'attenzione a partire dal 500, qui il repertorio cita fino al 700, ovviamente le voci che io ho censito nel, diciamo, in un mio database privato arrivano fino al 1830 e superano le 150 unità. A riprova del fatto che evidentemente la storia delle donne tipografe è una storia ancora tutta da scrivere e che peraltro in questa fase di redazione delle voci di Wikipedia ha presentato anche delle piccole criticità che in realtà siamo andate poi a superare anche con la community di Wikipedia, perché per esempio non esisteva la parola tipografa. Quindi questo è un neologismo, tra virgolette, che abbiamo dovuto inserire in Wikipedia perché ovviamente ci restituiva subito tipografo, tipografi, ma non c'era la genderizzazione del termine. E quindi questo è stato, diciamo, uno dei primi scogli, tra virgolette, che abbiamo superato, ma che ci consente davvero di collocarci in una dimensione un po' più ampia, nella quale sappiamo che c'è bisogno da parte di Wikipedia di andare ad implementare le schede dedicate a donne. Sappiamo che puntualmente vengono fatte delle campagne di scrittura dedicate a voci di donne e noi stiamo tentando davvero di dare il nostro contributo con queste tipografe. Quello che mi preme sottolineare un po' in chiusura di questa brevissima presentazione del progetto, che ovviamente è stata fatta anche per sollecitare la partecipazione di chi fosse interessato, sia bibliotecario che magari appassionato di storia del libro, perché c'è bisogno veramente di persone che vadano ad implementare questa banca dati, è la constatazione che molte di queste donne sono conosciute con il cognome del marito e quindi censite anche in Edit 16 in SBN con il cognome del marito, quando in alcuni casi invece il cognome era conosciuto, non particolarmente noto, ma conosciuto. Ve ne volevo fare vedere una, ma adesso magari senza ricondividere necessariamente il video, ma nel caso specifico, ecco, della Sessa, di Veronica Sessa, sappiamo che il suo cognome era Baron. Quindi cosa abbiamo fatto? Noi l'abbiamo indicizzata in ordine, come dire, alfabetico sotto Sessa, ma il Sessa l'abbiamo messo tra parentesi tonde e quindi è indicata come Veronica Baron tra tonde Sessa, per dare la possibilità a chi sta cercando un riferimento sui Sessa di trovarla in ordine alfabetico, ma restituendole la dignità piena del proprio nome e cognome. È ovvio che questo non è stato possibile per molte altre voci, per le quali non solo non abbiamo il nome, ma abbiamo una generica intestazione vedova di o addirittura eredi di, questa cosa è più volte sottolineata anche nel lavoro di Valentina Sestini, e in questi casi specifici, laddove peraltro manchino dei documenti e quindi delle attestazioni sulle quali poter lavorare, diventa impossibile riuscire a dare una connotazione precisa anche dal punto di vista anagrafico. Però questo è un altro degli elementi che è emerso e forse bisognerebbe davvero stimolare anche l'ICCU a iniziare a creare degli accessi che restituiscano anche l'identità effettiva di queste persone, quindi una Veronica Baron non solo presentata come Veronica Sessa, ma con il suo cognome effettivo. Per cui il tentativo che noi stiamo portando avanti è quello di riuscire a ricostruire a 360 gradi una storia della stampa e dell'editoria in Italia che parli effettivamente anche di queste donne che, come accennava Simone Inserra, hanno avuto comunque un ruolo all'interno delle tipografie, perché in alcuni casi proprio conducevano la gestione della tipografia all'indomani della morte del marito, quindi non solo erano probabilmente correttrici di bozze, forse anche compositrici, ma sicuramente coadiuvavano nella fase anche dell'ordinamento all'interno della tipografia. Io penso anche semplicemente alla gestione delle risme di carta o dei fogli stampati, quindi sicuramente erano parte attiva di questa tipografia e non è un caso che proprio i matrimoni endogamici ci testimoniano il fatto che c'è un fil rouge che passa di famiglia in famiglia proprio attraverso sostanzialmente queste donne.
Quindi vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di ripresentare il repertorio delle nostre tipografie italiane e quindi l'invito è ovviamente a continuare a seguirci perché questo è un work in progress e fra l'altro la piattaforma Wiki è stata scelta proprio per dare la possibilità a tutti di poter intervenire. Perché sarebbe forse stato più semplice creare uno spazio web chiuso, ma il mio intento fin dall'inizio è stato quello invece di creare una community intorno a questo lavoro e che desse la possibilità anche di lavorare su uno spazio fluido, su uno spazio anche smart che potesse essere implementato e credo che davvero la soluzione di affidarci a uno spazio Wikipedia sia stata probabilmente la soluzione migliore, o quantomeno finora devo dire che è stata una scelta che sicuramente è stata premiante. Ecco, grazie a tutti. Grazie, grazie Valentina, molto interessante sicuramente anche questo aspetto del lavoro collaborativo, no? Che oggi prende piede sempre di più e che sono sicura troverà l'interesse anche di molti studenti universitari, di molti di noi che anche insegniamo e che possiamo coinvolgere anche molti studenti che sicuramente hanno piacere di impegnarsi in questo tipo di attività. Nel frattempo io vedo in chat che arrivano moltissimi saluti e quindi anche a voi relatrici voglio appunto far sapere che sono in tanti amici, colleghi, bibliotecari del live che ci stanno seguendo e che ci salutano. Adesso darei la parola a Valentina Sestini che, come vi dicevo prima, si è impegnata negli ultimi anni allo studio della presenza femminile nel mondo tipografico messinese in particolare, fra 600 e 800, e che ha dato alla luce un bellissimo libro nel quale appunto si approfondiscono le figure delle tipografe messinesi con uno studio approfondito dell'apparato paratestuale delle varie edizioni che sono state prodotte. Prima quando vi parlavo della necessità di studiare fonti differenti da quelle tradizionali, facevo riferimento anche a questo aspetto, lo studio dell'apparato paratestuale fatto di dediche, di note, di elementi presenti anche nel colofo, un po' senz'altro aiutarci a gettare una luce migliore sulle attività di queste tipografe, ma ce ne parlerà sicuramente Valentina Sestini, a cui lascio la parola. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare molto i colleghi del live e soprattutto anche la collega e amica Simone Serra per avermi invitata oggi a questo pomeriggio di riflessione e approfondimento sul ruolo delle donne nel mondo dei libri. Spetta a me il compito di iniziare questa discussione e allora quale modo migliore di cominciarla se non ricordando che le donne hanno da sempre affiancato gli uomini nei lavori manuali, soprattutto nel periodo di antico regime. Basti rileggere a tal proposito gli illuminanti studi di Georges Duby e Michel Perrault sulla storia delle donne o quelli italiani di Angela Groppi sul lavoro delle donne. D'altra parte, la storia ci ricorda che la presenza femminile nel mondo del lavoro maschile era una presenza tutt'altro che marginale, no? A tal proposito si ricorderà, non so, il caso dell'industria tessile, che addirittura tra 700 e 800 divenne appannaggio esclusivo delle donne. O ancora la presenza femminile nelle cartiere, dove già nel XVII secolo, come ci racconta Giovanni Domenico Peri nel suo manuale di commercio molto famoso intitolato Il negoziante, la presenza delle donne era decisiva, soprattutto perché le donne consentivano un'estrema, potremmo dire, elasticità nella manodopera. Ad esempio, per un periodo potevano occuparsi di scegliere gli stracci più adatti per produrre la carta, per un altro di mettere ad asciugare i fogli o per un altro ancora di compiere le operazioni di rifinitura. Come diremmo oggi, donne assolutamente multitasking. Il problema, come evidenziato in molti studi, e pensiamo ai contributi imprescindibili citati prima dalla collega Inserra di Tiziana Plebani, non era il loro esserci, ma il loro figurare, perché molto spesso i documenti d'archivio tacciono sulla presenza delle donne. Qualche tempo fa ho riletto per lavoro alcune pagine del Cortigiano di Baltasar Castiglione e pensavo che
Il cortegiano è proprio la testimonianza, no, diretta di questa riflessione qui, cioè nel cortegiano, se ricordate, è la donna sicuramente che stimola il discorso, ma è una donna che resta in silenzio, seppure, come hanno sottolineato i critici, un silenzio produttivo, no? Una donna che rimane ad ascoltare le teorie degli uomini che discutono su di lei, e quindi ancora una volta specchio quindi di una cultura che è una cultura essenzialmente maschile. Per quanto riguarda il comparto o librario di Antico Regime, sicuramente da una parte esiste un'oggettiva mancanza di fonti che attestino la presenza delle donne, penso al caso messinese di cui parlerò tra poco. Da un altro canto, però, secondo me bisognerebbe prestare maggior attenzione invece a tutte quelle informazioni che sono tutt'oggi rimaste e che delle volte si nascondono dietro degli indizi un po' flebili. Se tutto questo è valido per la penisola italiana nel suo insieme, lo è, direi, ancora di più nella dimensione siciliana, dove la storia della tipografia femminile è una storia sicuramente poco visibile, una storia quindi che va ricostruita a partire da tracce molto scarse. Innanzitutto, credo per una caratteristica endogena della tipografia siciliana, e io in questo sono un po' d'accordo con Carlo Pastena quando sostiene che il vero motore del mercato tipografico siciliano era tutto sommato costituito dalla stampa di bandi, ordinanze, bolle, eccetera, eccetera, di cui in sostanza non è rimasta poi alla fine una grande testimonianza. E questa, chiamiamola, diciamo, assenza, falsifica sicuramente, o quantomeno rende difficile in generale ogni tentativo di mappatura esaustiva di cosa si stampasse realmente in Sicilia e soprattutto di chi lo stampasse. E tuttavia qualche storia di donne tipografe è sicuramente possibile ricostruirla. A Palermo, per esempio, è molto plausibile che già nel Cinquecento una serie di donne avessero lavorato all'interno delle tipografie di famiglia, come era consueto anche in altre realtà italiane dell'epoca. Sicuramente nelle officine dei tipografi Maida, che non a caso nel Cinquecento si firmano in modo generico Apud Maidas, vi furono delle donne che lavorarono fattivamente all'interno della bottega, così come in quella probabilmente degli eredi di Giovanni Francesco Carrara o ancora di Giovanni Antonio De Franceschi, dove erano sicuramente operative figlie, sorelle o mogli, come appunto in tutto il resto d'Italia. I nominativi presenti nei frontespizi o nei colophon però sembrano apparire in realtà solo nella seconda metà dell'Ottocento, ad esempio la vedova di Filippo Solli, la vedova Tamburello o penso anche alla vedova De Natale. Per quanto riguarda Messina, invece, la presenza di donne tipografe nella città peloritana, soprattutto tra XVII e XIX secolo, è una presenza tutto sommato abbastanza rilevante. Se si considera che Messina, pur essendo in quegli anni, soprattutto nel Seicento, tra i centri minori più attivi della penisola, tuttavia fu sempre chiaramente lontana da quei ritmi produttivi dei centri impressori più affermati. In considerazione dunque della particolare storia tipografica della città, delle sue vicende socio-politiche e culturali, ma soprattutto del numero di tipografe attive in quegli stessi secoli in Italia, la presenza di cinque, che poi in realtà vedremo si sono aumentate a sei recentemente, stampatrici, responsabili in totale di
quasi, potremmo dire, un centinaio di edizioni, è un dato assolutamente non trascurabile, che contribuisce anche, secondo me, a sdoganare l'idea di una società siciliana esclusivamente improntata, no, sul ruolo maschile, come peraltro hanno dimostrato anche altri studiosi. Il caso messinese, dicevamo, presenta cinque vedove che molto probabilmente ricevettero per lascito testamentario la gestione delle aziende, dei consorti, nonostante non sia sopravvissuta ad oggi una attestata documentazione archivistica. Ricordiamo a tal proposito che molti fondi archivistici messinesi andarono distrutti, chiaramente sono andati distrutti non solo nel famoso terremoto del 1908, ma soprattutto nel bombardamento aereo del 25 maggio del 1943. A Messina, la prima tipografa ad apparire nel comparto tipografico editoriale è la vedova di Giovanni Francesco Bianco, una donna attiva nella città messinese dal 1637 al 1642, che subentrò nell'officina del marito dopo la morte di quest'ultima, che probabilmente era avvenuta nel 1636. È una vedova si firma non con il suo nome di battesimo, come avviene per il 90% delle vedove tipografe, ma che si firma con il nome del marito. Ed è una tipografa che in meno di 10 anni di lavoro dà alle stampe una quarantina di pubblicazioni, tutte assolutamente molto curate, sfatando, potremmo dire, un quella consuetudine piuttosto frequente nelle officine tipografiche, soprattutto tra XVI e XVIII secolo, che vedeva un abbassamento qualitativo delle pubblicazioni degli eredi, chiaramente dopo la scomparsa dei loro fondatori. La vedova non compare mai nelle sottoscrizioni, abbiamo detto, con il suo nome di battesimo, ma preferisce celarsi dietro la nota formula vedova di. E tuttavia questa scelta non deve far pensare ad una sua presenza passiva nella tipografia, anzi, da esili indizi si riesce invece a delineare una personalità caratterizzata da una grande operosità e diligenza. A testimoniarlo è l'analisi degli elementi paratestuali delle sue edizioni, che evidenziano una donna dal carattere decisamente volitivo. Cito solamente un caso: l'avviso ai lettori dell'Antidotario Romano, un'opera molto famosa di botanica, curata da Pietro Castelli, è pubblicata dalla vedova Bianco nel 1637, nel cui avviso il Castelli, per scusarsi di eventuali refusi presenti nell'opera, dichiara: questo è quanto ho potuto scrivere finora, ma facendomi fretta allo stampatore non ho potuto finire di considerare tutte le composizioni. Ovviamente, al di là del tipico topos dell'excusatio non petita, presente anche in moltissimi errata corrige del tempo, è indubbio che la frase faccia pensare a una tipografa attenta ai ritmi produttivi della sua officina, ipotesi peraltro corroborata dall'analisi di un'altra edizione da lei stampata, la Teriaca d'Andromaco, in cui questa volta l'autore Domenico Cardullo lascia proprio intendere nelle parti prefative che il tipografo, e quindi la tipografa, era stata molto incalzante con lui. Solo quindi due esempi che però offrono l'occasione di soffermarsi su una riflessione importante, no?
È indubbio che in mancanza di fonti storico-documentarie l'analisi paratestuale rimanga quindi l'unico forse approccio metodologico in grado di svelare, nucleare informazioni che possano far uscire dall'anonimato alcune di queste donne tipografi. E qui sarebbe doveroso aprire una parentesi, anche se ahimè non c'è molto tempo, sugli studi paratestuali, perché sono trascorsi moltissimi anni, come sappiamo, dall'apparizione dei contributi di Genette sull'argomento, e chiaramente in questi anni l'analisi, l'argomento e l'analisi paratestuale dal punto di vista dell'approfondimento speculativo sicuramente si è evoluto in maniera molto significativa, ma quella che è rimasta invariata credo sia proprio la grande potenzialità dell'approccio paratestuale, declinabile poi, come sappiamo, nei modi più svariati e che ha poi in sostanza consacrato Genette come vero maestro di metodo. Riprendendo le fila del discorso sulle tipografie messinesi, l'elenco continua nel Settecento con ad esempio la vedova di Francesco Gaipa, attiva tra il 1767 e il 1780, che si limitò in realtà a pubblicare solo una ventina di edizioni, tra l'altro per lo più afferenti al genere della letteratura devozionale e occasionale, che rispecchiano solo in parte le scelte editoriali intraprese dal marito e che per numero, appunto assai esiguo, non sono sicuramente paragonabili a quelle. Questo elemento farebbe supporre una notevole difficoltà da parte della vedova Gaipa nel gestire la stamperia di famiglia, a differenza invece del caso citato prima riguardante la vedova Bianco. A fine Settecento si colloca poi un'altra delle poche donne tipografe messinesi, ossia la vedova del libraio Giuseppe Rosone, a cui sono attribuibili almeno ad oggi solamente quattro edizioni, afferenti anche quelle al genere della letteratura occasionale. E l'elenco delle donne che hanno operato all'interno di stamperie messinesi si esaurisce con due ultimi casi spostati molto in là nel tempo, cioè nel corso del XIX secolo. E parliamo della vedova di Antonino D'Amico d'Arena e della vedova di Giovanni del Nobolo. Alla prima, in sostanza, si deve un'unica edizione dal titolo Raccolta di vari dispacci ed altre disposizioni del governo, curata da due famosi notai dell'epoca e commissionata dal Senato di Messina, con cui la donna evidentemente continuò ad avere contatti in virtù proprio della carica che aveva avuto il marito di tipografo del Senato. Si tratta, per quanto riguarda questa raccolta di vari dispacci, di una pubblicazione abbastanza voluminosa in formato in foglio, appartenente a quel genere di compilazioni a carattere estremamente legislativo, molto in uso tra il Settecento e l'Ottocento in tutto il Regno delle Due Sicilie. Più attiva e prolifica fu invece la vedova di Giovanni del Nobolo, che tra il 1817 e il 1823 diede alle stampe almeno cinque pubblicazioni, di cui due annate del famoso periodico dal titolo Il Corrispondente Costituzionale. Il corrispondente si riallacciava a quel filone di periodici politici nati nel clima, no, di euforia generatosi in seguito alla promulgazione della Costituzione siciliana del 1812.
cavalcando un po' l'entusiasmo di quello che potremmo definire un nascente costituzionalismo moderato. La scelta da parte della vedova di Giovanni del Nobolo di dare alla luce questo periodico testimoniava quanto la tipografia dei Nobolo rappresentasse, fin dai tempi sicuramente del suo fondatore Giovanni, un luogo di incontri per quanti impegnati politicamente si trovassero a vivere con appunto entusiasmo quegli anni caratterizzati dall'ideologia liberale inglese. A questi, diciamo, cinque casi su cui mi sono soffermata all'interno del volume pubblicato da me nel 2015, che sono casi appunto riscontrabili nelle sottoscrizioni delle edizioni, si deve poi aggiungere un sesto esempio messo in luce proprio recentemente da Giuseppe Lipari, riguardante la moglie o la figlia, perché il legame è ancora assolutamente tutto da appurare, del tipografo libraio Placido Costa. Dall'inventario dei beni di Placido Costa, infatti, conservato presso l'archivio di Stato di Messina e scoperto da Rosaria Stracuzzi, si evince che alla morte del libraio l'azienda passò a Caterina Costa, che la amministrò, come abbiamo detto, era assolutamente consueto fare in periodo di antico regime, all'interno delle officine tipografiche, insieme al figlio Domenico, che compare infatti nelle sottoscrizioni delle edizioni. Quindi parliamo ancora una volta di una vedova in realtà imprenditrice che non figura direttamente nelle edizioni, ma che gestisce la tipografia al posto del marito defunto. Dunque, in sostanza, sei casi tutti riferibili a vedove e quindi in linea con l'andamento tipico delle altre realtà italiane del tempo, che però per un centro minore come Messina, costituiscono in realtà una buona casistica e che secondo me si prestano a due, almeno a due riflessioni trasversali. La prima, abbastanza evidente, è che, come hanno già detto le due colleghe, Simone Serre e Valentina Sonzini, l'indagine sulle donne attive all'interno dei mestieri del libro è un'indagine ancora tutta da costruire, no? Destinata ad arricchirsi sempre di nuovi elementi, non solo a seconda delle ultime scoperte documentarie, ma anche delle angolazioni scelte. Si potrebbe, per esempio, fare, non so, una storia delle tipografe a partire dalle illustrazioni che le ritraggono all'interno delle botteghe, no? Ultimamente Maria Gioia Tavoni mi ha inoltrato un'immagine che era a me sconosciuta, che ritrae una donna a un torchio tipografico di fine 800 all'interno di quello che era il logo di una cooperativa di donne stampatrici attive a San Francisco. La seconda riflessione, e con questo mi avvio alla conclusione, è una riflessione di carattere più teorico, direi. E ha a che fare con il significato che assume oggi, secondo me, fare una storia delle professioni al femminile. Ripercorrere la storia delle donne, come hanno ricordato, non so, Natalie Zemon Davis e Arlette Farge, costituisce infatti un grande piacere, no?
questo piacere consiste nel riuscire a sparigliare le carte, a confondere i confini, ma nello stesso tempo a cercare di ricostruire questi confini con grande senso di responsabilità. Per scrivere un'altra storia delle donne che non sia solo quella raccontata dagli uomini, è necessario in fondo liberarsi di un certo passato, no? E considerare forse le fonti con uno sguardo assolutamente diverso. Bisogna, cioè, come già sottolineato da altre studiose, prendere in considerazione non solo le singole azioni delle donne, no? I loro modi di vita, il loro esserci state, ma per quanto possibile, secondo me, reinserire le loro attività nell'ambito delle relazioni che si istituiscono fra la donna e l'uomo, e riconoscere che il rapporto fra i sessi è una produzione sociale di cui lo storico e lo studioso può, anzi forse deve, fare la storia. E quindi, per tornare e concludo al comparto librario, ad esempio, bisogna domandarsi non solo quante donne attive ci siano state, punto di partenza sicuramente imprescindibile per una riflessione critica su questo argomento, ma anche cosa abbia significato la loro presenza e soprattutto come la loro presenza abbia modificato la storia, ad esempio, di una determinata tipografia o di una casa editrice o, perché no, di una biblioteca. Questo modo di intendere la storia delle donne credo che sia l'unico modo per considerare la donna come partecipante della storia e non più solo come oggetto della storia. Perché in fondo la storia delle donne, come ricorda anche Maria Rivera Garretas, che tutti forse ricorderete per il famoso volume intitolato Nominare il mondo al femminile, no? La storia delle donne è di per sé una storia, dove per storia bisogna intendere proprio la memoria che le donne hanno lasciato nel mondo, e quindi svelare questa memoria fatta di tante vite da registrare, come avrebbe detto Virginia Woolf, è secondo me l'augurio più forte che possiamo farci in questo momento. Grazie. Grazie Valentina. Grazie. A questo punto io credo che possiamo andare, facciamo un passo indietro, ritorniamo nel Cinquecento con Maria Pia Cacace, che ci racconta le vicende di una vedova, di una moglie vedova di un tipografo attivo a Napoli, Sigismondo Maier. Maria Pia, la parola, prego. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ritorniamo indietro, diciamo così, ma in maniera molto, molto veloce, perché per quanto riguarda la storia delle tipografe attive a Napoli, soprattutto fine 400, primi 500, ecco, bisogna andare un attimo indietro di parecchio e soprattutto fare un'analisi molto, molto approfondita delle fonti. Allora, per quello che ho avuto modo di vedere, leggere e studiare in questi anni, in questi periodi, lavorando molto su vari esemplari antichi, mi è capitato di conoscere quindi l'attività di Caterina De Silvestro. Caterina De Silvestro è la vedova di Sigismondo Maier tedesco, che viene, si trasferisce a Roma nel 1494 e ebbe un'attività di circa 5-6 anni nella capitale. Dopodiché si trasferisce a Napoli,
Ovviamente perché a Napoli pensava di rilanciare il suo settore, la sua professione a livello, diciamo così, un rilancio economico dell'attività, perché Roma aveva avuto dei problemi anche a livello, diciamo così, gestionale e politici. Per cui lui si trasferisce a Roma, incontra Caterina e quindi molto probabilmente si sposano e quindi inizia la sua attività di tipografo. Non ha una grossa, diciamo così, lui è un tipografo modesto, al quale però viene affidato un incarico dal viceré spagnolo per la pubblicazione di opere classiche, quindi pubblica le opere del Fontano, del San Lazzaro, e anche qualcosa del Submonte. Vi ripeto, una produzione molto molto modesta. Lui appare attivo già a Napoli dal 1504 fino al 1517, anno della sua morte. Però prima che lui morisse, già 2 mesi prima, compare in un atto notarile la stessa Caterina, la quale si dichiara debitrice verso un certo Vincenzo Candela di Agerolo di circa 27 ducati e 3 tarì e mezzo per 25 risme di carta bastarda già consegnate nella apoteca. Dell'Invicus dei Sanguigni, quindi abbiamo anche la localizzazione della tipografia, ordinata quindi dal defunto marito Sigismondo, il Germanico, che lei si impegna a pagare l'intera somma a fine luglio, a metà novembre. Quindi, che significa? Che già le due opere del 1517, le ultime due del marito, sono, diciamo così, curate dalla stessa Caterina, che molto probabilmente per questioni contrattuali vengono, diciamo così, firmate dal marito stesso. E quindi parliamo dell'opera di agricoltura Opusculum di Antonio Venuti e Utili istruzioni di Giovanni Galluccio. Questo cosa ci dice? Che Caterina di per sé era una donna molto attiva, risoluta, consapevole del suo ruolo sociale, che sicuramente si era, diciamo così, per caso forse ha iniziato ad affiancare il marito, si è appassionata, perché comunque è un'appassionata e lo vedremo dopo, e comincia a lavorare attivamente nella sua tipografia, dimostrando anche di avere delle ottime doti manageriali, e questo non è da poco, considerato il periodo. E sicuramente doveva essere stata una personalità, diciamo così, forte e ben voluta. Perché lei dal 1517 fino al 1525 pubblica tutti gli anni. Dopodiché Caterina scompare, ma scompare non perché volutamente si sia ritirata, scompare perché molto probabilmente è morta durante la pandemia. All'epoca c'era la peste e quindi molto probabilmente morì di peste. Ma prima di arrivare, diciamo così, alla dipartita di Caterina, dobbiamo fare due passaggi fondamentali sulla sua vita professionale da tipografa. In pratica, Caterina applica anche una rivoluzione all'interno della tipografia. Questo perché lei era una di quelle che, diciamo così, conosceva il mondo. Il mondo della tipografia stessa e anche le novità che circolavano. Teniamo presente che a quell'epoca all'interno delle tipografie venivano assunti degli le manovalanze erano assunte anche con contratti a tempo, quindi come succede oggi, e quindi molti di questi portavano quelle che oggi chiamiamo le novità. Caterina fu una delle prime, anzi fu la prima che introdusse a Napoli l'uso del corsivo di Aldo Manuzio. Quindi già questa è una novità in assoluto per quanto riguarda la storia della tipografia, quindi dell'editoria campana. Tenete presente anche questo, che all'epoca a Napoli lavoravano quattro officine tipografiche, quella di Giovanni Antonio di Caneto,
Giovanni Pasquale de Sallò, Antonio Frezza, detto de Frizzi, e quella di Caterina De Silvestro. Caterina De Silvestro, si firma, in maniera autorevole con suo nome e cognome, quindi non ha necessità nemmeno di, firmarsi come vedova. Lei, diciamo così, è forte di questa sua professionalità e quindi in maniera autorevole non sceglie nemmeno di sposarsi con un altro tipografo che potesse in qualche modo sostenere la sua professionalità e la sua attività. Ma oltre all'introduzione del corsivo di Aldo Manuzio, lei cambia anche i caratteri tipografici del suo corredo di officina. E inizia con rendere le sue pubblicazioni anche ricercate e pregevoli, tant'è vero che appaiono con un apparato tipografico illustrativo molto curato, con delle xilografie, diciamo così, molto fini e raffinate che decoravano ogni pagina gran parte del testo. La stessa Caterina De Silvestro, molto probabilmente, anche se non direttamente, comunque aveva un buon occhio, quindi riusciva, diciamo così, a scegliere il meglio, anche perché io credo soprattutto sia anche una questione di orgoglio femminile. Lei era l'unica donna a Napoli in quegli anni, capace, ecco, di camminare da sola con le sue gambe senza dover ricorrere all'appellativo di vedova di oppure moglie di. E quindi in questa ottica, in questa logica, lei puntava ovviamente ad un riscatto suo personale, anche della categoria. Quindi l'unica cosa era quella di dimostrare agli altri che lei era una persona che ne sapeva, che conosceva bene il suo mestiere e ha cercato di farlo per il meglio. Poi a un certo punto Caterina nel 1524 si sposa con Evangelista di Pavia, ma Evangelista di Pavia in realtà già era stato un operatore dell'officina di Sigismondo Maier. Aveva collaborato forse nel 1510 ad un'edizione proprio del Pontano con Sigismondo Maier. Dopodiché scompare dalla tipografia, e quindi in questo ritorna il fatto che fosse un occasionale, e ricompare nel 1524 a Napoli, molto probabilmente con la sua tipografia. Quindi già questo fa capire che la scelta di Caterina non fu una scelta, diciamo così, dettata dalla necessità di volersi sposare per accrescere la sua tipografia, ma molto probabilmente la scelta di Caterina fu strategica. In quegli anni si lavorava poco a Napoli, perché incombeva la peste, c'erano anche dissidi a livello politico e quindi si lavorava poco. E Caterina, quindi conoscendo Evangelista da Pavia, decidono di sposarsi in maniera molto, diciamo così, molto serena, che hanno pensato che invece di farsi la guerra, forse costruendo, quindi unendo le loro forze, avrebbero potuto, diciamo così, sostenersi a vicenda, ma non per una convenienza sua personale dovuta, ecco, al fatto che lei fosse donna e quindi avesse bisogno. Diciamo così, fu un modo per aiutarsi in maniera reciproca e vicendevole. E quindi Caterina compare, diciamo così, porta avanti questo matrimonio, diciamo così, anche sodalizio, diciamo così, lavorativo con Evangelista, e pubblicano una prima opera, il Monotium del Perez, in cui compaiono tutte e due come stampatori di quest'opera. Ad un certo punto, nel 1525, il nome di Caterina scompare, molto probabilmente perché morì di peste, e per un altro paio di anni continua la produzione di Evangelista, il quale si firma, badate bene, come erede
della tipografia di Sigismondo Meyer. Non si firma erede nella tipografia di Caterina, ma di Sigismondo Meyer, quindi questa ce la dice lunga. Comunque, la storia di Caterina è tutta da scoprire, come lei, tante altre tipografe, vedove, diciamo così, campane, tra cui abbiamo anche la vedova Migliaccio, nell'Ottocento la vedova Amula. Quindi è una storia che veramente ha necessità di essere riscritta e vista con calma. Io volevo soltanto farvi vedere. Diciamo così, la parte, ecco, questa non so se riuscite. Allora, share, vado. Ecco qua, vedete? Riuscite a sentirmi? Ci sentiamo, ma non vediamo ancora Non niente. vedete? Allora, io provo. Schermo, allora, condividi. Riuscite a vederla adesso? No, No. no. Allora, vediamo. Prima ci siamo, l'abbiamo condivisa, adesso no. Ok. Nemmeno vedete? Ancora no, Maria Pia. No, va bene, allora lasciamo stare, come non detto. Ok. No, vi volevo far vedere un frontespizio inquadrato, pronto con delle cornici xilografate, quindi produzione di Caterina. Con la sua marca tipografica, cioè una delle due, perché era la Madonna del Loreto con in mano la chiesa del Loreto e il monogramma di Cristo. Quindi erano comunque, facevano parte comunque del suo marchio di fabbrica e della sua firma, diciamo così, autografa della produzione di Caterina stessa. Un'altra cosa, un'altra particolarità della produzione di Caterina, che chi dal saggio di Machiavelli, il quale, di Giovanni Machiavelli, il quale aveva visionato direttamente 5 pubblicazioni della stamperia di Caterina, lui ha fatto un'analisi delle carte, quindi sulla calibratura. E tutti noi sappiamo che era un'indagine che, diciamo così, i tipografi tenevano tanto, perché ovviamente la carta aveva un suo costo e quindi bisognava, diciamo così, organizzare, programmare bene il lavoro di stampa. Quindi calibrando quella che era la lunghezza della stampa in relazione poi alla carta che sarebbe servita per la pubblicazione stessa. In caso questa analisi, diciamo questo conteggio non fosse stato esatto, quindi toccava al tipografo acquistare più carta e quindi i costi sarebbero aumentati. Ecco, dalle analisi di cinque testi di Caterina risultava la carta risultava essere la stessa per 5 di queste pubblicazioni, solo una risultata a un certo punto, diciamo così, integrata da un'altra tipologia di carta. Quindi cosa significa? Che ancora un'ulteriore conferma che Caterina avesse comunque piena consapevolezza di quello che era il lavoro della tipografia. Se anche non lei in maniera diretta, ma sicuramente aveva delle ottime capacità manageriali che le hanno consentito di scegliere dei lavoranti capaci e qualificati. Quindi con questo ho finito, ho chiuso, vi saluto e vi ringrazio tutte.
Grazie Maria Pia e ci volgiamo verso la nostra conclusione con l'ultimo intervento che è quello di Roberta Cesana. Roberta si dedica ci offrirà un quadro sulla realtà contemporanea, no? Perché come abbiamo visto, bene o male, i lavori che riguardano le donne in tipografia nell'età dell'antico regime sono abbastanza avviati. C'è sicuramente moltissimo ancora da fare, però sono avviati. Mentre i lavori che riguardano le donne in tipografia in età moderna, ma soprattutto contemporanea, sono probabilmente tutti da iniziare a fare. In particolare, quello che deve emergere ancora, ci racconterà Roberta, sono le figure delle donne che hanno operato all'interno delle case editrici, non come editrici in prima persona. In alcuni casi ancora sì, si deve lavorare anche su di loro, ma anche come traduttrici, come correttrici di bozze, come funzionari editoriali, no? Quindi nei vari mestieri che si svolgono all'interno di una casa editrice. Quindi lascio la parola a Roberta e alla fine vi ricordo che c'è qualche domanda per un po' per tutte voi, quindi quando Roberta chiuderà poi vi porgerò queste domande. Prego. Grazie, ringrazio le organizzatrici per avermi invitato a partecipare e ringrazio in particolare adesso Simona per questa introduzione nella quale ha già impostato e anticipato numerosi problemi che così, sui quali quindi io posso procedere più velocemente perché non vorrei prendere troppo tempo, insomma, il tempo che ci rimane non è molto. E quindi, appunto, farò qualche riflessione, proprio qualche riflessione su quello che riguarda un po', gli studi relativi all'età, contemporanea. Perché appunto abbiamo visto che per quanto riguarda l'antico regime tipografico i lavori appunto non solo sono già avviati, ma sono ormai anche ben consolidati. Lo stesso non possiamo dire per quanto riguarda l'età contemporanea, dove invece resta ancora quasi tutto da fare, non solo per quanto riguarda le editrici, le stampatrici, giustamente citate poco fa da Massimo Gatta nei commenti, ma più in generale direi le funzionarie editoriali a vario titolo implicate nel lavoro in casa editrice. Quello che mi preme fare prima di tutto, perché è molto importante, è registrare a fronte di questa mancanza di studi sulle donne editrici, dall'altro lato invece l'importanza, la fioritura proprio di studi e di pubblicazioni sulle autrici italiane del Novecento, con la maggior parte dei contributi che derivano dal gruppo di ricerca coordinato da Marina Zancana, la Sapienza di Roma, che ha iniziato la sua attività, questo gruppo di ricerca, già nel 1990. Quindi noi perlomeno, come dire, saremo in ritardo di 30 anni. E il fatto che non possiamo più parlare di assenza di studi sistematici e fondativi per quanto riguarda le donne scrittrici è testimoniato da ultimo, direi, perché è proprio fresca di stampa e mi preme segnalarla perché è davvero di nostro interesse, da questa bibliografia delle autrici del Novecento. Di Alessia Scacchi, qui Franco Cesati, editore 2020. Qui, dopo tre saggi introduttivi di Zancan, Storini e Scacchi stessa, questo volume ci offre una ricchissima bibliografia che va dal 1881 al 2001. Adesso non mi soffermo sulla scelta di queste date perché non abbiamo troppo tempo. All'interno di ciascuno di questi anni le autrici compaiono presentate in ordine alfabetico, tra l'altro. C'è un utilissimo indice biografico analitico in chiusura del volume. Si tratta di una ricchissima repertoriazione bibliografica che, tra l'altro, registra non solo le prime edizioni delle opere delle autrici che pubblicano nel Novecento, ma anche le successive edizioni, sia con nuovi interventi autoriali, sia con semplici modifiche editoriali. Quindi veramente un lavoro preziosissimo che appunto vorremmo avere anche per le editrici. E cito dalla introduzione di Marina Zancan, dove lei scrive: quando all'inizio del 1990 abbiamo cominciato a elaborare una ricerca sulle autrici italiane del Novecento,
rapidamente abbiamo capito che la disciplina non ci garantiva, 1990, non ci garantiva un quadro informativo di base per poterla realizzare. Ecco, naturalmente avrete già capito che questo quadro informativo di base è ormai costituito per le autrici italiane del Novecento, che con indefesso lavoro si sta costruendo per le tipografe del periodo della stampa manuale, ancora manca appunto invece per il Novecento, manca completamente per le editrici, manca, tengo a ripeterlo, a sottolinearlo perché è importante e che ne siamo tutti coscienti, manca in generale per tutte le professioniste impiegate in età contemporanea nei mestieri del libro. Tra queste professioniste io includo anche le bibliotecarie, naturalmente. Ma adesso rimaniamo un attimo nella storia dell'editoria, che è anche appunto l'ambito di mia competenza, e vediamo, pensiamo, storia dell'editoria italiana in età contemporanea, no? È chiaro che questo è un racconto che finora è stato a predominanza maschile. È un racconto scritto da uomini, è un racconto popolato da uomini. Da Aldo Manuzio ad Arnoldo Mondadori non si scappa, facciamo presto. E questa situazione in parte è stata, io credo, inevitabile perché? Perché se pensiamo che in tutte le parti del mondo, in tutte le epoche, le donne hanno dovuto lottare, in alcuni paesi purtroppo ancora oggi lottano, per ottenere semplicemente il diritto all'istruzione, sto parlando naturalmente dell'età contemporanea, ecco, apparirà chiaro perché in molti casi abbiamo sempre trovato donne, abbiamo sempre trovato uomini e non donne, soprattutto nei ruoli apicali, soprattutto nelle professioni di maggior prestigio all'interno delle case editrici in età contemporanea, ma abbiamo visto anche all'interno delle stamperie nel periodo della stampa manuale. Vogliamo pensare alle biblioteche, vogliamo ricordare come in Italia, fino all'inizio del Novecento, alle donne fosse precluso, fosse vietato entrare in biblioteca se non accompagnate da un uomo, quindi questi sono davvero solo due esempi, ma credo che possano bastare per appunto queste due situazioni, anzi penso che possiamo prenderle proprio come paradigmatiche, diciamo, per enucleare, per avere subito ben chiaro tutti i motivi che hanno di fatto prodotto una sottorappresentazione delle donne nei mestieri del libro. E naturalmente non solo nei mestieri del libro. Quindi da qui anche per l'età contemporanea la necessità di interrogare continuamente, di interrogare correttamente le fonti e di cercare nuove fonti primarie, innanzitutto i documenti negli archivi, ma anche i libri come prodotti del lavoro delle donne, per riuscire a scrivere, a raccontare una storia plurale nella quale il lavoro femminile sia adeguatamente riconosciuto, debitamente valorizzato, secondo me a fianco di quello maschile, per scongiurare quello che Chimamanda Adice chiama il pericolo di un'unica storia, il pericolo di creare stereotipi che non necessariamente sono falsi, ma che sono sempre incompleti e proprio per questo, proprio perché incompleti, trasformano una storia in un'unica storia. Nel nostro caso trasformano la storia dell'editoria in una storia dell'editoria al maschile. E allora, salendo sulle spalle di Marina Zancan, quindi richiamandomi a quello che lei per prima ha fatto, per prima ha sostenuto, anche a mio parere l'ipotesi non dovrebbe essere quella di ricostruire una tradizione al femminile da contrapporre alla tradizione classica al maschile. Questo è il mio parere e anche il parere, appunto, mutuo questo pensiero da Marina Zancan. Secondo me bisognerebbe riuscire a descrivere un percorso costruito sulla base di una propria coerenza interna, è questo che tanto bene sono riuscite a fare con le autrici, un percorso che possa evidenziare le costanti che connotano e differenziano il lavoro femminile senza separarle dal contesto della tradizione editoriale del Novecento, una storia che secondo me non va separata, non va contrapposta, ma va affiancata a quella che conosciamo già.
Quindi bisognerebbe prima di tutto ricostruire il maggior numero possibile di biografie di editrici. E lo ripeto ancora, uso il termine editrici in senso lato, professioniste a vario titolo impegnate nei mestieri del libro. Secondo, bisognerebbe rileggere o scrivere, o leggere per la prima volta, le loro biografie, con l'obiettivo di coniugare agli andamenti della tradizione i percorsi storici, culturali e politici delle donne. E infine, perché no, eventualmente arrivare in alcuni casi a ridefinire i quadri storiografici correnti. Naturalmente è un lavoro grandissimo, è un lavoro immane perché anche se ci concentriamo sul solo il Novecento, si tratta comunque di ricostruire i percorsi di almeno 3 generazioni di donne. Particolarmente interessanti a mio parere, anche perché vanno di pari passo con i percorsi dei diversi femminismi del Novecento. La prima generazione, quella che si forma a cavallo tra 800 e 900, quando al modello femminile promosso dalla cultura moderata e progressista di fine secolo si contrappone quello espresso dal movimento emancipazionista italiano, e non a caso le editrici di questa generazione si rappresentano quasi sempre come interne a un conflitto. Penso a Leda Raffanelli, penso ad Ada Prospero Gobetti, per citarne solo due, davvero per fare solo due nomi. Poi c'è la seconda generazione che comprende le donne nate all'inizio del secolo, quindi donne adulte sotto il fascismo, donne che per prime hanno avuto una formazione moderna e non più da autodidatta, anche questo è importantissimo. E qui possiamo forse citare, possiamo forse anche fare un solo nome, quello di Natalia Ginzburg, tanto è nota e tanto finalmente è studiata anche come editrice, non più solo scrittrice, è davvero una delle poche eccezioni. E poi l'ultima generazione, che è quella delle donne cresciute nella Prima Repubblica, il cui percorso a un certo punto si interseca con il movimento femminista degli anni 70, un movimento che ha inciso notevolmente anche sulle scelte dell'editoria, come dimostrano le case editrici fondate da donne, gestite da donne, dedicate a scritture di donne, come dimostra la loro presenza nei cataloghi e nelle redazioni anche delle grandi case editrici, anche delle case editrici generaliste, a partire proprio appunto dagli anni 70 e fino ai giorni nostri. Ecco, a questo punto sarebbe bello dire che almeno in età contemporanea ci siamo tolte di mezzo la vedova di, la moglie di, la sorella di, la figlia di, le eredi di, ma in realtà questo non lo possiamo dare per scontato, anzi, secondo me è un punto su cui è molto interessante, riflettere, perché è vero che non abbiamo più quella dicitura che ci ha tormentato, che vi ha tormentato per tutto il periodo della stampa manuale, e oltre direi, perché la vedova Pomba, la vedova Stella sono più di qua che di là. Però, anche se scompare la dicitura, non scompare, come dire, l'investitura. Cioè, quello che è interessante, chiedersi è quello che è interessante capire è se scompare, l'habitus di continuare sulle orme di proseguire il lavoro rimanendo fedele alla linea editoriale di padre, marito, eccetera. Queste sono domande importanti, sono le domande che non possiamo eludere per quanto riguarda le donne ormai emancipate del secondo Novecento. Io me le sto ponendo, per esempio, per quanto riguarda Inge Feltrinelli, sulla quale dopo la sua morte molto spesso sono chiamata a intervenire. Lei, come noto, si trova in una posizione difficilissima quando il marito scompare improvvisamente nel 1972, in un momento in cui le acque nel contesto politico e culturale italiano, ma anche all'interno della casa editrice, sono a dir poco agitate, e si ritrova a dover ridefinire completamente la linea editoriale letteraria stessa della casa editrice. E poi all'inizio degli anni Ottanta di fatto si ritrova a dover gestire anche una grande crisi finanziaria, si ritrova a dover salvare la casa editrice dal fallimento. Quindi in che modo riesce a mandare in porto queste operazioni così difficili? A quali risorse sue personali può fare appello? Naturalmente non è da sola, e naturalmente con lei ci sono tanti degli uomini che erano già con Gian Giacomo, ma diventa interessante capire proprio qual è il suo apporto, il suo ruolo.
ripeto, naturalmente non in contrapposizione, ma a fianco di quello che era stato il ruolo del marito. E anche se in condizioni completamente diverse, senza voler far paragoni, però potremmo fare gli stessi ragionamenti anche per cercare di ricostruire qual è stato l'apporto individuale di Elvira Sellerio, per esempio, all'interno della casa editrice che aveva avviato insieme al marito e che in qualche modo era sovrastata da una personalità come quella di Leonardo Sciascia. O ancora per Maria Laura Boselli, che prende le redini del Saggiatore dopo la morte di Alberto Mondadori, o interrogarci su quale era il ruolo di Gina Lagorio in Garzanti, a fianco di quello che fu il suo secondo marito, Livio Garzanti, o sul ruolo di Lea Quaretti a fianco del marito Neri Pozza, ma possiamo anche tornare ai primi del Novecento, interrogarci su quale fosse il ruolo di Emilia Santamaria a fianco del marito Angelo Fortunato Formigini, capire quali collane derivavano dalla sua, dai suoi studi pedagogici, dalla sua, dai suoi interessi pedagogici, quali invece vadano ascritte all'iniziativa e al genio individuale del marito. Insomma, anche nel Novecento la presenza maschile c'è sempre, è sempre lì, è spesso ingombrante, e una delle tante riflessioni che possiamo fare riguarda, io credo, proprio il grado di autonomia professionale, l'apporto creativo individuale di queste donne ormai emancipate, ormai autonome e pertanto in tutti i sensi legittimate a esprimersi in prima persona. Infatti, per fortuna, ci sono anche le autonome, cioè quelle donne che non provengono da una famiglia di editori, che non sposano un editore, ma che fanno le editrici o le editore, come avete messo nel titolo dell'incontro di oggi. Sono molte, soprattutto a partire dagli anni 70, cito solo, e prima di chiudere, cito solo, perché non posso non citarla, Laura Lepetit, che in un anno cruciale per la storia del movimento delle donne italiano, il 1975, ha fondato la Tartaruga, legata peraltro anche ad altre sigle del circuito femminista internazionale, una casa editrice che riuscirà a sopravvivere anche quando la stagione della militanza si spegnerà, e costruendo un catalogo di pregio solo più tardi, poi sarà rilevata da Baldini e Castoldi, oggi peraltro in qualche modo risorta come collana all'interno della Nave di Teseo. La voglio citare anche perché poco tempo fa, in occasione di Book City, proprio Laura Lepetit ci ha fatto il regalo di leggere dalla prima edizione, che naturalmente lei possiede, delle Tre Guinee di Virginia Woolf, pubblicata dalla Tartaruga nel 1975, ricordo che l'opera è del 1939. Nella risvolto, forse no, nella quarta di copertina del libro, Lepetit aveva scritto così: l'intenzione di questa collana, perché lei appunto ha detto non avevo il coraggio di chiamarla casa editrice ancora, e quindi aveva scritto: l'intenzione di questa collana è tentare di mettere insieme le tracce di quella storia parallela e non riconosciuta che è stata la storia della donna, nei cui sparsi documenti vive un'esperienza comune che fa dunque storia a sé, una storia al di là dello specchio, una realtà capovolta su cui riflettere, da recuperare perché non resti più oscura. Queste parole scritte nel 1975 sono naturalmente attuali ancora oggi, e io vorrei chiudere mostrandovi veramente dopo, diciamo, dopo i già citati due numeri di bibliologia 2014-2015 e convegno di Apice del 2018. Vi mostro le ultime cose che abbiamo fatto per l'età contemporanea, vediamo se riesco molto velocemente. Ecco qua, la rivista Cahiers d'études italiennes, fresca di stampa, ma è online, in open access. L'ultimo numero è dedicato al duplice talento delle donne, tra letteratura, altre pratiche artistiche e anche l'editoria. Potete leggerla, si parla della Ginsburg, io della Feltrinelli, insomma è tutto online, Cahiers d'études italiennes. Ancora, questa è del 2019,
un convegno che si è fatto a Reading, all'Università di Reading in Inghilterra, che darà i cui atti saranno pubblicati nel corso del prossimo anno presso la Edinburgh University Press e costituiranno il primo companion, come lo chiamano in Inghilterra, proprio sulla storia delle donne editrici nel Novecento. Infine, mi fa piacere rimandarvi ancora al sito del Centro Apice con le ultime iniziative del 2020, un video che abbiamo organizzato in occasione di Book City, sono interviste a donne impegnate oggi nel mondo editoriale. E un elenco dei fondi femminili conservati ad Apice, il titolo è L'altra metà dell'editoria, che è anche il titolo del convegno molto ricco in cinque sessioni, che si è dipanato su cinque diverse sessioni che abbiamo organizzato a novembre. Abbiamo parlato di editrici, di traduttrici, di bibliotecarie. C'è un'intera sessione che vi invito a rivedere, perché appunto i video sono online, dedicata alle bibliotecarie, grafiche editoriali e donne militanti nel mondo dell'editoria. Ecco, grazie per l'ascolto. Grazie Roberta, grazie a tutte. Diciamo che sono venuti fuori materiali per numerosi seminari, convegni, saggi, libri. Insomma, oggi si comincia e non si sa quando si finirà. Il materiale ce n'è tanto. Abbiamo già sforato, naturalmente, era inevitabile, no? Con tutte le cose che c'erano da dire. C'è qualche domanda, la pongo alle relatrici, vabbè, naturalmente moltissimi complimenti a tutte. Oriana Cartareggio ci fa presente, non è una domanda, ma ci fa presente che andrebbero considerate nel novero delle donne impegnate nelle tipografie anche le disegnatrici, le donne che si dedicavano alle incisioni, specialmente in ambito botanico. Anche questo è sicuramente un aspetto che merita molta attenzione. Dunque, Lorenzo Baldacchini ci ricorda che c'è già un ampio approfondimento per quanto riguarda il periodo di antico regime con la realtà francese, dove il fenomeno appunto è rilevante, è stato studiato ampiamente e che molto forse si dovrebbe fare ancora per studiare invece i Paesi Bassi, la Germania o quantomeno per metterli in comparazione con la realtà italiana. Elena Scrima chiede a Roberta quali progetti di ricerca ci sono sulle donne editrici di età contemporanea e poi chiede i riferimenti del testo che hai fatto vedere all'inizio del tuo intervento. Sì, rispondo io. Alessandra Sca scusate, Alessia Scacchi, bibliografia delle autrici del Novecento, Franco Cesati, editore, 2020. E per quanto riguarda i progetti di ricerca, io adesso vi appunto rimanderei a questi ultimi che vi ho elencato, ai quali posso aggiungere diciamo un panel dedicato specificamente alle donne editrici negli anni in Italia negli anni 70, che insieme alla collega Irene Piazzoni sto organizzando per l'American Association of Italian Studies, poi la conferenza sarà online e io lavorerò per 2 anni, dal 22 al 24, insieme a una giovane studiosa che verrà da me a Milano, lavorerò sulle traduttrici. E queste, insomma, sono un po' i progetti ai quali sto lavorando. E poi lancerei un invito per il prossimo 8 marzo a parlare di bibliotecarie, credo che le colleghe bibliotecarie e bibliografe. Bene, bene, cogliamo questo invito.
Grazie. Bene, se non ci sono altre domande e se nessuna di voi vuole Simona, posso intervenire, dire un'ultima cosa? prego, certo, vai Mi Valentina. sembra che Roberta abbia colto esattamente quale debba essere, no, la nuova prospettiva metodologica di ricerca, quando diceva che la storia al femminile non deve contrapporsi a quella maschile, no? Riprendendo un po' un concetto esposto anche da Marina Zancan. E io sono assolutamente d'accordo, cioè sono percorsi complementari, no? E interagenti tra di loro. E d'altra parte, sesso e classe sociale sono secondo me inseparabili, no? Per comprendere proprio la modalità del gioco sociale. E quindi io credo che alla fine forse l'insegnamento più grande dovrebbe essere proprio quello di adottare questa prospettiva metodologica nello studio dell'elemento femminile in tutto il comparto librario. Grazie Mi guardo Valentina. l'audio. Simona sta parlando, ma non la Ma non mi sentiamo. sentivate, ho riattivato l'audio. Grazie Valentina. E nel frattempo dicevo che dall'IQ giunge notizia che si stanno studiando le modalità per collaborare con Wikimedia per le voci di autorità e che al momento comunque è possibile inserire i nomi da sposata, da nubile, quello che sia, tra i rinvii. Quindi anche questa probabilmente è un'operazione che presto arriverà anche a compimento. Ci sono ancora tantissimi complimenti per voi, io ve li faccio anche da parte mia, vi ringrazio per essere state tutte qui e credo che se nessun altro vuole intervenire possiamo salutare i nostri associati e tutti quelli che hanno partecipato a questa bella chiacchierata sul ruolo delle donne nel mondo del libro. Quindi saluti a tutti e grazie. Grazie di aver Grazie, buona partecipato. serata a tutti. Grazie a voi. Buona serata, grazie.